Grazie. Io credo che sia importante ricordare Nelson Mandela anche e soprattutto attraverso le sue parole. Lungo cammino verso la libertà. È la sua autobiografia, è un libro importante che leggeremo tutti insieme e leggerlo collettivamente e farlo conoscere collettivamente è molto importante per proseguire quel cammino che a lui ha fatto raggiungere la libertà, ma quel cammino che in molti paesi del mondo deve essere ancora finito perché deve ancora arrivare all'obiettivo che tutti vogliamo. Oltre alla vita, a un fisico robusto e a un antico legame con la casa reale Timbù, l'unica cosa che mio padre mi ha conferito alla nascita è stato un nome, Loli Halala. In Xhosa, Loli Halala significa letteralmente che tira il ramo di un albero, ma il suo significato colloquiale potrebbe essere reso più felicemente con attaccabrighe. Non credo che il nome rappresenti il destino del mio futuro, né il destino di una persona, né che mio padre abbia in qualche modo divinato il mio futuro, ma negli anni a venire amici e parenti ebbero spesso ad ascrivere al mio nome i non pochi scompigli che ho causato o ai quali sono riuscito a scampare. Il nome inglese o cristiano più conosciuto mi fu attribuito solo dopo il primo giorno di scuola, ma non voglio precorrere i tempi. A chi passo? Sono nato il 18 luglio 1918 a Mvezo, un minuscolo villaggio sulle rive del fiume Mambashe, nel distretto di Umtata, la capitale del Transkei. L'anno della mia nascita segnò la fine della Grande Guerra, lo scoppio di un'epidemia influenzale che uccise milioni di persone in tutto il mondo e l'intervento di una delegazione dell'African National Congress alla conferenza di pace di Versailles, che dava voce alle proteste della popolazione africana del Sudafrica. Mvezo, tuttavia, era un luogo appartato, lontano dal mondo dei grandi eventi, dove la vita scorreva assai simile a quella che erano sempre stata per centinaia e centinaia di anni. Grazie. Tanto vi dico due parole personali. Io sono Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Il senso della mia presenza qui, oltre che quello di una doverosa e sentita testimonianza personale, è quello di ricordare a tutti ciò che Mandela sapeva bene, cioè l'importanza dello sport nel suo grande discorso. Mandela è stato un campione nel senso pieno del termine. È stato un ottimo pugile e ha aperto la strada a una nuova corrente di civiltà proprio attraverso lo sport. È stato quando il primo nero è entrato negli Springbok, la squadra mitica nazionale sudafricana di rugby, che si è capita la rivoluzione in corso. È stato solo quando il capitano di quella squadra, bianco, ha regalato la sua maglia a Mandela che si è capito tutto. In questa grande biografia, lo sport ricorre sempre. Mandela è entrato nei libri dei record. Il suo record principale è quello di essere uscito da 30 anni di carcere senza odio. Il Transkei si trova a circa 1300 km ad est di Città del Capo, 900 km a sud di Johannesburg, e si estende tra il fiume Kei e il confine col Natal, tra gli aspri monti Drakensberg a nord e le azzurre acque dell'Oceano Indiano a est. È una splendida terra, ondulata di colline e di fertili valli, dove il passaggio è verde anche d'inverno perché è percorso da una miriade di fiumi e di torrenti. Il Transkei, che un tempo era la più vasta divisione territoriale all'interno del Sudafrica, con una superficie grande quanto la Svizzera, conta una popolazione di circa 3 milioni e mezzo di abitanti, più un'esigua minoranza di Basotho e di Bianchi. È la patria del popolo Tembu, che fa parte della nazione Xhosa, della quale io sono un membro. Mio padre, Glada Henry Mpinsiaga, era un capo sia per sangue sia per tradizione. La sua posizione di capo del villaggio era avallata dal re della tribù Tembu, ma sotto la dominazione britannica la sua carica dovette essere ratificata dal governo, che a Mtsevo si incarnava nella persona del magistrato locale.
Grazie. Sono Don Massimo Mapelli della Caritas, insieme a me oggi c'è qui anche una comunità di ragazzi con la quale vivo, che vengono da diversi paesi. Ecco, credo che il sogno di creare un paese, delle città di tutti i colori, dove la convivialità delle differenze vive nella quotidianità di tutti i giorni, sia un sogno che Mandela ci ha trasmesso e che noi oggi qui a Milano non vogliamo disperdere, ma vogliamo raccogliere. In qualità di capo incaricato dal governo, egli era autorizzato a percepire uno stipendio, nonché una parte delle imposte che il governo riscuoteva dalla comunità per la vaccinazione del bestiame e per la concessione della terra da Pascolo De Magnari. Benché la figura del capo fosse ancora stimata e venerabile, il suo ruolo, già da 75 anni, si andava progressivamente svuotando per il controllo di un governo bianco che mai si era mostrato incline alla comprensione e al rispetto dei nostri valori. La tribù Tembu risale attraverso 20 generazioni fino al suo re. Secondo quanto è stato tramandato, il popolo viveva ai piedi dei monti Drakensberg. Da lì, nel XVI secolo, migrò verso la costa, dove venne assorbito nella nazione. Gli Xhosa, a loro volta, fanno parte del popolo Nguni, che fin dall'XI secolo viveva di caccia e di pesca nella ricca e temperata regione sudorientale del Sudafrica, tra il grande altopiano interno a nord e l'Oceano Indiano a sud. Sono Carlo Muraglia, presidente nazionale dell'Associazione Partigiani d'Italia. Pur non avendo proprio tempo, perché devo partire, ho voluto esserci, leggere due righe, anche per testimoniare la presenza di tutta l'associazione, di tutti i partigiani, la nostra Associazione Partigiani d'Italia. La tribù Zembu risale attraverso 20 generazioni fino al re Zweig. Secondo quando è stato tramandato, il popolo Tembu viveva ai piedi dei monti Drakensberg. Da lì nel XVI secolo migrò verso la costa, dove venne assorbito nella nazione Xhosa. I Xhosa a loro volta fanno parte del popolo Nguni, che fin dall'XI secolo viveva di caccia e pesca nella ricca e temperata regione sudorientale del Sudafrica, tra il grande altopiano interno a nord e l'Oceano Indiano a sud. Grazie, un saluto a tutti. Gli Nguni si dividono in due gruppi, un gruppo settentrionale, comprendente gli Zulu e gli Swazi, e un gruppo meridionale, composto da Amabeka, Ambomwana, Amakaleka, Amanfengu, Amanpomodise, Amapondo, Amesoto e Ametepu. Insieme questi due gruppi formano la nazione Xhosa. Gli Xhosa sono un popolo fiero e patrilineo, con una lingua eufonica ed espressiva, e una radicata credenza nell'importanza delle leggi, dell'istruzione e della cortesia. La società Xhosa era un ordinamento sociale equilibrato ed armonioso, nel quale ogni individuo sapeva quale fosse il suo posto. Ogni Xhosa appartiene a un clan che fa risalire le sue origini a uno specifico antenato. Io sono un membro del clan Madiba, così chiamato dal nome di un capo Tembu che governò nel Transkei nel XVIII secolo. A me si rivolgono spesso col nome di Madiba, il mio nome di clan, usandolo in segno di rispetto. Gumbeguka, uno dei più grandi monarchi che unì l'intera tribù Tembu, morì nel 1830. Come era usanza, aveva mogli provenienti dalle principali case reali. La grande casa nella quale veniva scelto l'erede, alla casa di destra, e l'Ixiba, una casa minore a cui alcuni alludono come alla casa di sinistra. Era compito dei figli dell'Ixiba o casa di sinistra risolvere le dispute reali. Mitrakra, il figlio maggiore della grande casa, succedette a Gumbeguka e tra i suoi figli furono Gangelirtse e Matanzima. Sabata, che governò i Tembu dal 1954, era nipote di Gangelirtse e maggiore di Kaltser da Livonga, più noto come Matanzima, ex primo ministro del Transkei, mio nipote per legge e per tradizione, che era un discendente di Matanzima. Il figlio maggiore della casa Ixiba era Simakade, il cui fratello minore
era mio nonno Mandela. Benché nel corso dei decenni siano circolate molte storie sul fatto che io mi schierassi nella linea di successione al trono Tembu, la semplice genealogia che ho appena accennato dimostra come queste storie fossero solo un mito. Benché facessi parte della corte, non ero tra i pochi privilegiati che venivano addestrati alle arti di governo. Invece, quale discendente della casa Exiba, ero designato, come mio padre, a fungere da consigliere ai governanti della tribù. Mio padre era un uomo alto e di pelle scura, con un portamento dritto e solenne, che mi piace pensare di aver ereditato. Proprio sopra la fronte aveva un ciuffo di capelli bianchi. Da ragazzo, per imitarlo, prendevo della cenere bianca e me la strefinavo tra i capelli. Mio padre era severo nei modi e non risparmiava il bastone quando si trattava di imporre la disciplina tra i suoi figli. Sapeva essere oltremodo ostinato, un altro tratto che può essere malauguratamente tramandato di padre in figlio. A volte ci si è riferiti a mio padre come al primo ministro del Tembulat durante i regni di Dalindiebo, padre di Sabata, che governò ai primi del Novecento, e di suo figlio Jonginthaba, che gli succedette al trono. La denominazione è impropria in quanto tale titolo non esisteva, ma il ruolo che egli ricopriva non era molto diverso da quello che si intende con quel termine. Come stimato e rispettato consigliere di entrambi i re, egli li accompagnava nei loro viaggi ed era solitamente al loro fianco negli incontri importanti con le autorità di governo. Era un profondo conoscitore della storia xhosa e in parte a questo doveva la stima di cui godeva come consigliere. Anche il mio interesse per la storia fu precoce e mio padre non mancò mai di incoraggiarlo. Pur non sapendo né leggere né scrivere, era considerato un ottimo oratore che affascinava il pubblico, divertendolo ed educandolo al tempo stesso. Anni dopo scoprii che mio padre non era solo un consigliere, ma anche un artefice di re. Dopo la prematura morte di Jonginthaba nel 1920, suo figlio Sabata, infante della grande moglie, era troppo giovane per ascendere al trono. Nacque una disputa sul quale dei tre figli più grandi che Dalindiebo aveva avuto dalle altre mogli, Jonginthaba, Dabulamazi e Melikafa, dovesse essere scelto per la successione. Mio padre fu consultato e consigliò Jonginthaba, in ragione del fatto che era il più istruito. Egli sosteneva che Jonginthaba non solo sarebbe stato un abile depositario della corona, ma anche un ottimo mentore per il giovane principe. Mio padre e alcuni altri capi influenti avevano quel grande rispetto per l'istruzione che spesso si riscontra in coloro che ne sono privi. La proposta non mancò di suscitare polemiche, perché la madre di Jonginthaba veniva da una casa più modesta, ma infine la scelta di mio padre fu accettata sia dai Tembu che dal governo inglese. Nel tempo, Jonginthaba ebbe modo di restituire il favore in una forma che mio padre allora non poteva immaginare. In tutto, mio padre aveva 4 figli, la terza delle quali, mia madre, Nosekeni Fanni, figlia di Kedama, del club Amanpevu degli Xhosa, apparteneva alla casa di destra. Ognuna di queste mogli, la grande moglie, la moglie della casa di destra, mia madre, la moglie della casa di sinistra e la moglie di Kadi o casa di sostegno, aveva il proprio kraal. Un kraal è un nucleo abitativo che comprendeva di solito un rudimentale recinto per le bestie, un po' di terreno da semina e una o più capanne con il tetto di paglia. I kraal della moglie di mio padre erano separati da molte miglia e lui faceva turno a visitarli. Brevissimamente vi collego 3 pezzi di questo libro. I primi 2 c'è un Mandela ancora giovane, non è ancora l'eroe. Il terzo è per certi versi la sua apoteosi. Il primo pezzo, lo accenno brevissimamente, credo sia pagina 57, Mandela è una matricola. Mandela è una matricola universitaria e contro la volontà, diciamo, degli studenti, diciamo, le organizzazioni universitarie indicano elezioni universitarie. Questi giovani non vogliono essere eletti, verranno eletti, e se non accetteranno di essere rappresentati negli organismi universitari
saranno messi fuori dall'università. Quindi questo giovane che ha la potenzialità di avere un futuro relativamente privilegiato in questa società dice no, e ce la fa. Le autorità universitarie dovranno riaccoglierlo l'anno successivo. Secondo fatto, è solo un po' più grande, però in fondo semplicemente è ancora un giovane brillante con la sua grinta. E lui, avete sentito, è relativamente privilegiato, viene fuori da un ambiente, in una società paternalista, diciamo, ma è relativamente privilegiato. Il reggente della sua etnia, diciamo, dice benissimo, chiama lui e il suo amico Justice e dice: voi sposerete queste due fanciulle. Lui dice: beh, questo è un grande onore perché sono fanciulle di rango, eccetera, ma io non la amo, che faccio? Posso mettermi contro il reggente? Bene, scappa, va a Johannesburg. Saltiamo 27 anni. Si inizia a parlare della liberazione di Mandela. Ci sono i primi discorsi, bene, benissimo, cercare di portarlo fuori il prima possibile. Si vede con De Klerk. Quando sollevai la questione della mia scarcerazione, dichiarando che si sbagliavano di grosso se pensavano che mi sarei accontentato di essere rilasciato, ribadì che se all'esterno avessi ritrovato le stesse condizioni di quando ero stato arrestato, avrei ricominciato a fare le stesse cose che mi avevano valso la prigione. Sottolineai ancora la necessità di revocare la messa al bando dell'ANC e di tutte le altre organizzazioni politiche, di porre fine allo stato d'emergenza, di scarcerare tutti i detenuti politici e di autorizzare il rimpatrio degli esuli. Se l'ANC fosse stata ancorata al bando, giunsi non appena uscito dal carcere, avrei ricominciato a lavorare per un'organizzazione illegale e allora, conclusi, dovrete arrestarmi di nuovo non appena varcati i cancelli. Ma andiamo al punto finale e chiudo brevemente. Ricevuto da un sorridente De Klerk, che dopo avermi stretto la mano mi comunicò che il giorno dopo sarei stato scarcerato, anche se la stampa sudafricana internazionale già da settimana annunciava che la mia liberazione era imminente, la notizia mi colse di sorpresa perché non immaginavo che quello fosse il motivo dell'incontro. Mi sentivo intimamente lacerato. Da un lato desideravo ardentemente uscire dal carcere il più presto possibile. Dall'altro sapevo che sarebbe stato molto più saggio concedersi un preavviso maggiore. Perciò ringraziai il presidente De Klerk, mi disse che a rischio di sembrare ingrato, preferivo che mi fosse concessa una settimana di tempo per permettere alla mia famiglia e alla mia organizzazione di prepararsi. Se fosse uscito l'indomani sarebbe stato il caos. Chiesi quindi a De Klerk di essere scarcerato la settimana seguente. Dopo aver aspettato 27 anni potevo sicuramente aspettare altri 7 giorni. De Klerk fu colto di sorpresa dalla mia risposta e invece di rispondere continuò a illustrarmi il programma della scarcerazione. Disse che il governo avrebbe provveduto a farmi trasportare in aereo a Johannesburg, dove sarei tornato ufficialmente in libertà. Lo interruppi dicendo che l'idea mi trovava fortemente contrario, perché il mio desiderio era uscire dai cancelli del Victor Verster, dopo aver ringraziato le persone che sono prese cura di me. Inoltre volevo salutare la popolazione di Città del Capo, che era la mia città da quasi 30 anni. Poi sarei tornato a Johannesburg, ma quando l'avessi deciso io, non quando volevi il governo. Quando sono libero, dissi, saprò io cosa è meglio per me. Il presidente De Klerk continuava a essere sconcertato, ma questa volta le mie ambizioni hanno prodotto la reazione e dopo essersi scusato uscì dallo studio per consultarsi con gli altri. Ritornò dopo una decina di minuti con un'espressione alquanto dolente e disse: signor Mandela, ormai è troppo tardi per cambiare programma. Ripetei che quel programma non potevo accettarlo, che volevo essere scarcerato dopo una settimana, non a Johannesburg ma dal carcere Victor Verster. In quel momento di tensione nessuno dei due si rese conto del paradosso implicito in quella situazione, in cui il detenuto non voleva essere scarcerato e il carceriere insisteva per liberarlo. Prima di leggere un pezzo che sta un pochino più avanti di quello che hanno letto gli altri, volevo dirvi una cosa che mi ha molto colpito, una frase di Nelson Mandela che dice che nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in povertà, ma siamo tutti nati per vivere fratelli. E credo questa sia una delle cose più belle che ci ha lasciato. Leggo un pezzettino di quando
Mandela era praticante in uno studio legale. Allora, Nat Bregman, un giovane super giù della mia età, era stato assunto poco tempo prima di me. Nat era intelligente, simpatico e sensibile, sembrava completamente cieco alle differenze razziali e divenne il mio primo amico bianco. Era un abile mimo e sapeva imitare alla perfezione le voci di molti. Spesso gli chiedevo consiglio sulle questioni di lavoro e sulle procedure d'ufficio ed egli non mancava mai di essermi di aiuto. Un giorno in ufficio era l'ora di pranzo e Nat tirò fuori un sacchetto con dei sandwich. Ne prese uno e mi disse: adesso Nelson, prendilo dall'altra parte. Non capivo bene cosa volesse dire ancora, cosa volesse fare, ma siccome ero affamato non mi feci pregare. Adesso tira. Tirai e il sandwich si ruppe grosso modo a metà. Mangia, disse, e mentre masticavo dichiarò in tono solenne: Nelson, quello che abbiamo appena fatto simboleggia la filosofia del Communist Party, dividere con gli altri tutto quello che abbiamo. Disse di essere un membro del partito del quale mi illustrò le linee e gli obiettivi fondamentali. Io sapevo che Gaur era iscritto al Communist Party, ma fino a quel momento non avevo mai cercato di fare proseliti. Quel giorno e in successive occasioni Nat si diffuse a lodare le virtù del comunismo, cercando di convincermi ad iscrivermi al partito. Io ascoltavo, facevo domande, ma non aderivo. In quel periodo non ero incline ad entrare in nessuna organizzazione politica e il consiglio del signor Sideschi mi risuona ancora nelle orecchie. Ero ancora abbastanza religioso e l'ostilità del partito nei confronti della religione era un elemento a sfavore. Ma gradii molto di aver spezzato quel pane. La compagnia di Nat mi piaceva e spesso giravamo assieme, assistendo anche alle conferenze e alle riunioni del Communist Party. Io ci andavo soprattutto per una curiosità di tipo intellettuale. Cominciavo allora a conoscere la storia dell'oppressione razziale nel mio paese e vedevo i conflitti del Sudafrica come un fatto puramente razziale. Ma il partito vedeva i problemi del Sudafrica nel contesto della lotta di classe. Chi aveva il capitale opprimeva coloro che ne erano privi. Questa prospettiva mi sembrava interessante, ma non la trovavo particolarmente pertinente alla situazione attuale del Sudafrica. Poteva essere applicata alla Germania, all'Inghilterra, alla Russia, ma per il paese che io conoscevo mi sembrava inadatta. In ogni caso, ascoltavo e facevo tesoro di ogni cosa. Nat mi invitò a una serie di feste dove bianchi, africani, indiani e meticci si trovavano tutti assieme. Gli incontri erano organizzati dal partito al quale la maggior parte degli ospiti era iscritta. Ricordo che la prima volta che ci andai ero in apprensione, soprattutto perché mi sembrava di non essere vestito in modo adatto. A Fort Hare ci avevano insegnato che nelle riunioni pubbliche di ogni tipo giacca e cravatta erano di rigore. Il mio guardaroba era assai limitato, ma prima della festa feci in modo di procurarmi una cravatta. Una volta arrivato, trovai un ambiente animato e socievole che non sembrava badare minimamente alle differenze di colore. Era una delle prime volte che intervenivo a una riunione così eterogenea e, più che partecipare, osservavo attentamente tutto ciò che accadeva. Ero molto intimidito, preoccupato di non compiere passi falsi e impreparato alla conversazione rapida e scorrevole che coinvolgeva il resto dei presenti. In confronto a quei dialoghi sofisticati, i miei pensieri mi sembravano lenti e primitivi. A un certo punto della serata fui presentato a Michael Armel, il quale, già sapevo, aveva conseguito la laurea in inglese presso la Rhodes University. Questo titolo mi aveva molto impressionato, ma quando lo incontrai pensai tra me e me: un uomo così colto e non porta neanche la cravatta. Proprio non riuscivo a conciliare le due cose. In seguito Michael e io diventammo amici e l'ammirazione che giunse a maturare nei suoi confronti era dovuta in misura non trascurabile proprio alla sua intransigenza nel rifiutare certe sciocche convenzioni che un tempo anch'io avevo abbracciato. Michael non era solo un brillante scrittore, ma era un comunista così convinto che il suo stile di vita non differiva affatto da quello di un africano. Con le società di rugby di Milano vorremmo organizzare la piantumazione di un albero in memoria di Mandela con i ragazzi settimana prossima a Magnolia in piazza Leonardo da Vinci, quindi invitiamo tutti. La vita di Alexandra era stimolante e effimera, l'atmosfera era animata, lo spirito avventuroso e la popolazione piena di risorse. Pur vantando alcuni begli edifici, la township poteva essere descritta a buon diritto come un'isola di degrado, testimonianza vivente dell'incuria dell'autorità. Le strade di terra battuta erano sudice, piene di bambini affamati e denutriti che sgambettavano attorno seminudi. L'aria era densa del fumo di carbone
che emanava dai fuochi accesi nei bracieri di latta e nelle stufe. Un'unica bocchetta d'acqua serviva a molte case. Pozze d'acqua stagnante, puzzolente, piene di vermi, si formavano ai bordi della strada. Alexandra era nota come la città oscura per la completa mancanza di elettricità. Ritornare a casa di notte era pericoloso, perché non c'era luce e il silenzio era squarciato da grida, risa e occasionali colpi d'arma da fuoco. Un'oscurità diversa da quelle del Transkai, che sembrava avviluppare tutto in un confortevole abbraccio. La township era disperatamente sovraffollata. Ogni metro quadrato era occupato da case cadenti o da baracche con il tetto di lamiera. E come spesso succede nei posti miserandi, gli elementi peggiori la facevano da padroni. La vita valeva 4 soldi. Di notte regnavano il coltello e la pistola. I banditi, conosciuti con il nome di sozzis, armati di coltello a scacco o a seramanico, spradoneggiavano in gran numero. A quel tempo imitavano i gangster dei film americani, portavano cappelli di feltro a tesa larga, completti a doppietta e cravatte a colori vivaci. Le retate erano all'ordine del giorno. La polizia arrestava quotidianamente un'enorme quantità di individui per irregolarità nei permessi di circolazione, per possessi di alcolici ed evasione della tassa sulle persone. E quasi a ogni angolo c'erano delle scimmie. Rivendite clandestine di alcolici, costituite da baracche dove circolavano birra fatte in casa illegalmente. Nonostante questi aspetti infernali della vita ad Alexandra, la township era anche una sorta di paradiso. Era una delle poche aree del paese dove gli africani potevano acquisire la proprietà assoluta dei beni e gestire liberamente i propri affari, dove la gente non doveva inchinarsi alla tirannia delle autorità municipali bianche. Alexandra era una terra promessa metropolitana, la dimostrazione che una fetta del nostro popolo aveva rotto i legami con la campagna diventando popolazione stabile della città. Per trattenere gli africani nelle campagne o al lavoro nelle miniere, il governo sosteneva che gli africani erano per natura un popolo contadino, inadatto alla vita cittadina. Nonostante i suoi problemi e i suoi difetti, Alexandra smentiva questo assunto. La sua popolazione, proveniente da tutti i gruppi di lingua africana, era ben adattata alla vita di città ed era politicamente cosciente. La vita cittadina tendeva a cancellare le distinzioni etniche e tribali. Invece che Xhosa, Xhosa, Soto e Zulu, eravamo tutti abitanti di Alexandra. Ecco, prima di leggere il passaggio, volevo dire che io vengo da lontano, vengo da Ferrara, perché una storia particolare mi lega a Mandela. Da bimbo mi ha condizionato la vita, tanto che il mio primo genito porta il suo nome. E una cosa mi ha toccato particolarmente, perché è una persona che è riuscita a perdonare e a far perdonare l'imperdonabile. Per chi conosce la storia del Sudafrica, vi ricorderete il dottor Basson, che aveva un programma di lavorava su dei virus e dei batteri per poter inoculare nei neri e eliminarli. Oggigiorno non ha mai chiesto scusa, però ha una clinica privata e lavora al Città di Capo. Questo è il massimo. Ok, allora leggo il brano. Questo creava un senso di solidarietà che preoccupava enormemente le autorità bianche. Il governo aveva sempre usato la tattica del dividere e impera nel trattare con gli africani e contava sulla forza delle divisioni etniche all'interno della popolazione. Ma in posti come Alexandra, quelle differenze incominciavano a sfumare. Alexandra occupava nel mio cuore un posto molto caro. È stato il primo luogo dove abbia vissuto lontano da casa, anche se in seguito abitai a Orlando, un piccolo quartiere di Soweto.
per un periodo molto più lungo ho sempre visto la township di Alessandra come il mio focolare, anche se non vi avevo una casa, e Orlando come un luogo dove avevo una casa, ma non era mio, il mio focolare. Durante quel primo anno imparai sulla miseria molto più di quanto avessi imparato in tutti gli anni della mia infanzia a Cuno. Mi sembrava di non avere mai denaro e mi arrangiavo a sopravvivere con le risorse più magre. Lo studio legale mi pagava uno stipendio di 2 sterline la settimana, dopo aver generosamente rinunciato a detrarmi la somma che i praticanti versavano solitamente alla ditta. Da quelle 2 sterline dovevo togliere l'affitto della mia carriera dall'Issoma, che mi costava mensilmente 13 scellini e 4 pence. Il mezzo di trasporto più economico da e per Alessandra era l'autobus indigeno per i soli africani, che con il costo mensile di 1 sterlina e 10 pence incideva notevolmente sulle mie entrate. Avevo anche da pagare le tasse all'Università del Sudafrica per poter continuare gli studi per corrispondenza. Un'altra sterlina circa la spendevo per il cibo e una parte del mio stipendio se ne andava in un articolo ancora più vitale, le candele, senza le quali non potevo studiare. Non potendo permettermi una lampada a nafta, le candele mi consentivano di stare alzato a leggere fino a tardi. Ogni mese ero inevitabilmente a corto di denaro. Molte volte, per andare in ufficio, facevo a piedi le 6 miglia all'andata e le 6 miglia al ritorno, risparmiando la spesa dell'autobus. Spesso passavo giorni senza mangiare, altro che un boccone, e senza potermi cambiare i vestiti. Una volta il signore Siderski, che aveva la mia taglia, mi dette uno dei suoi abiti smessi, che a forza di ramendi e rattoppi riuscì ad indossare ogni giorno per quasi 5 anni. Alla fine c'erano più toppe che vestiti. Un pomeriggio, tornando in autobus ad Alessandra, mi sedetti vicino a un ragazzo che poteva aver più o meno la mia età. Era uno di quei giovani che affettava uno stile di vestiario sul modello dei gangster eleganti che si vedevano nei film americani. Ad un certo punto notai che il mio abito sfiorava l'orlo della sua giacca. Anche egli se ne accorse e si premurò di spostarsi in modo che la mia giacca non insudiciasse la sua. Fu un piccolo gesto per quale posso ridere ripensandoci, ma che al momento mi ferì. C'è ben poco da dire a favore della povertà, se non che spesso è fucina di vere amicizie. Chi è ricco avrà attorno molti sedicenti amici, chi è povero ne avrà ben pochi. Se la ricchezza è una calamità, la povertà è una sorta di repellente. Eppure la povertà fa spesso emergere negli altri la vera generosità. Una mattina decisi di andare a piedi in città per risparmiare e vidi da lontano una ragazza che era stata con me a Fort Air. Si chiamava Phyllis Maseko e mi veniva incontro lungo lo stesso lato della strada. Sentendomi in imbarazzo per il mio abito liso, attraversai sperando che non mi riconoscesse. Invece la udì chiamare, Nelson, Nelson. Mi fermai e attraversai nuovamente, fingendo di averla vista in quel momento. Era felice di vedermi, ma capì che aveva notato il mio aspetto maledetto. Nelson mi disse, questo è il mio indirizzo, 234 Orlando Est, vieni a trovarmi. Avevo deciso che non mi sarei umiliato un'altra volta, ma un giorno che avevo assolutamente bisogno di un pasto, mi presentai. Mi dette da mangiare senza accennare alla mia povertà e da quel giorno andai regolarmente a trovarlo. Buongiorno, io sono Despele, un eritreo, probabilmente il paese che avete conosciuto giustamente per
diciamo il disastro di Lampedusa, dove più di 350 eritrei hanno perso la vita per scappare da una dittatura che esiste in Eritrea. Ma Nelson Mandela è una persona di riferimento per tutti i popoli che vogliono, diciamo, disfarsi della dittatura e avere la libertà. Quindi per questo io sono contento di leggere dei pezzi su Mandela. Grazie. Il mio padrone di casa, il signor Coma, non era ricco, ma era una sorta di filantropo. Tutte le domeniche, per tutto il tempo in cui abitai a casa sua, lui e sua moglie mi offrirono il pranzo. E quei piatti fumanti di maiale con verdure furono spesso il solo pasto caldo che mi potessi concedere in tutta la settimana. Dovunque fossi e qualunque cosa stessi facendo, non mancai mai il pranzo della domenica con l'isoma. Per il resto della settimana il mio nutrimento era il pane, salvo qualche volta quando le segretarie dello studio mi regalavano del cibo. Questo è Jacopo, che è una speranza, perché quando abbiamo cercato di spiegargli chi fosse Nelson Mandela e cosa fosse la segregazione razziale, non ha capito niente. È un concetto a lui del tutto sconosciuto. Malgrado tutto, l'esperienza mi trasmise un gran senso di soddisfazione e compiutezza. Avevo profuso il mio impegno per una giusta causa, avevo avuto la forza di lottare per essa riportando una vittoria. La campagna mi aveva tolto quei dubbi e sensi di inferiorità che ancora mi erano rimasti. Mi aveva liberato dalla sensazione di essere impotente di fronte al potere e all'apparente invincibilità dei bianchi e delle loro istituzioni. Adesso i bianchi avevano assaggiato la mia forza e io potevo andare in giro come un uomo, a testa alta, e guardare in faccia chiunque con la dignità che deriva dal non aver ceduto di fronte all'oppressione e alla paura. Vuoi finire? Sentivo che da quella fase era nato un nuovo bomba. Allora, intanto vi devo dire, mi hanno detto che le firme sono non in via San Giovanni sul muro, ma in vicolo San Giovanni sul muro, per firmare per Mandela. Ecco. Gli africani non potevano votare, ma questo non significava che non fossero interessati a chi avrebbe vinto le elezioni. Le elezioni generali bianche del 1948 contrapponevano l'United Party, allora al governo, capeggiato dal generale Smuts, che godeva della massima stima internazionale, al risorto National Party. Mentre Smuts aveva indotto il Sudafrica a schierarsi con gli alleati nella Seconda Guerra Mondiale, il National Party aveva rifiutato di appoggiare l'Inghilterra, simpatizzando apertamente per la Germania nazista. Il National Party imperniò la sua campagna sul pericolo nero e condusse la battaglia elettorale sulla base di due slogan: i negri al loro posto e fuori i coolies dal paese, coolies essendo il nome spregiativo col quale gli Africans designavano gli indiani. I nazionalisti, guidati dal dottor Daniel Malan, ex ministro della Chiesa riformata olandese e direttore di giornale, erano un partito animato dal rancore. Rancore nei confronti degli inglesi, che per decenni li avevano trattati da inferiori, e nei confronti degli africani, che a loro avviso minacciavano la prosperità e la purezza della cultura africana. Gli africani non erano fedeli al generale Smuts, ma tantomeno al National Party. Hai dimenticato che anch'io sono una lavoratrice? Disse con una certa soddisfazione. Domani sarò in sciopero anch'io con la mia gente e con i miei compagni operai. Il figlio mi vide imbarazzato e nel suo modo infantile cercò di allentare la tensione, ricordandole che lo zio Nelson l'aveva sempre trattata più come una sorella che come un'operaia. Al che la madre si rivolse al ben intenzionato difensore dicendo:
Ragazzo, dove eri tu quando lottavo per i miei diritti in quella casa? Se non avessi fatto il muso duro col tuo zio Nelson, oggi non sarei trattata come una sorella. Centinaia di donne marciarono verso l'ufficio centrale dei permessi nel centro di Johannesburg. Ce n'erano di vecchie e di giovani, certe con un bambino sulla schiena. Alcune avevano sulle spalle le coperte caratteristiche dell'Africa rurale, mentre altre indossavano vestiti eleganti all'europea. Cantavano, marciavano, lanciavano slogan. Dopo pochi minuti furono circondate da decine di poliziotti armati che le arrestarono tutte, le caricarono sui cellulari e le portarono alla centrale di polizia di Marshall Square. Le donne non si persero d'animo. Mentre venivano caricate sui camion, alcuni gridarono ai giornalisti: «Dite alle nostre signore che domani non saremo al lavoro». Dite alle nostre signore che domani non saremo al lavoro. Buongiorno, mi chiamo Mabel Kester e sono sudafricana da Città del Capo. Sono qua perché siamo venuti in Italia per una vita migliore. Perché mio marito era un cantante lirico, ma non poteva cantare in Sudafrica perché i teatri erano tutti chiusi a lui. Lui era l'unica sudafricano nera di cantare al Metropolitan Opera a New York, ma non potevamo tornare a Sudafrica. Perciò io dico grazie a Nelson Mandela, nostro padre, perché lui ha dato a noi la possibilità di essere libero, camminare con nostra testa alta e fare rispetto. Lui ha detto che Sudafrica è un paese arcobaleno, perché le popole sono tutti diversi, i colori diversi. Io dico che noi dobbiamo portare quello a Milano, perché Milano è una città arcobaleno. Ci sono oltre 100 nazioni che vivono a Milano. Dobbiamo conoscersi, lavorare insieme, giocare insieme, avere la pace e il rispetto uno per l'altro. Nel marzo del 1951, i meticci come me insorsero contro la Separate Representation of Voters Act, organizzando un'imponente manifestazione a Città del Capo. E nell'aprile indissero uno sciopero che tenne chiusi i negozi e le scuole. Fu nel contesto di quello slancio attivistico da parte degli indiani, dei meticci e degli africani che Walter Sisulu avanzò per la prima volta l'idea di una campagna nazionale di disobbedienza civile. In una riunione ristretta Walter abbozzò un piano in base al quale alcuni volontari scelti all'interno di tutti i gruppi avrebbero deliberatamente sfidato l'arresto contravvenendo a certe leggi. L'idea mi piacque fin dal principio e incontrò anche il favore degli altri, ma avevo un'opinione diversa su chi dovesse partecipare alla protesta. Da poco ero diventato presidente nazionale della Lega Giovanile e dal mio ruolo feci pressioni perché la campagna coinvolgesse soltanto gli africani. La media degli africani, a mio avviso, aveva ancora riserve in merito alle elezioni congiunte con gli indiani e coi meticci. Mentre avevo fatto progressi nel superare l'opposizione al comunismo, dell'influenza degli indiani avevo ancora timore. Inoltre, molti dei nostri sostenitori nelle zone rurali vedevano gli indiani come sfruttatori di manodopera nella loro attività di commercianti e titolari di negozi. Walter dissentì violentemente, sostenendo che gli indiani, i meticci e gli africani erano indissolubilmente congiunti. La questione fu affrontata in un incontro dell'esecutivo nazionale, dove la mia posizione ebbe il voto contrario anche da parte di coloro che erano considerati più irriducibili tra i nazionalisti africani. Ma io non volli desistere. Sollevai nuovamente la questione al congresso nazionale del dicembre 51, dove i delegati liquidarono il mio punto di vista con la stessa decisione dell'esecutivo. Ora che la mia proposta era stata respinta dai più alti livelli dell'ANC, ero pronto ad accettare pienamente la posizione concordata.
Mentre il mio intervento a sostegno della strategia solitaria aveva ricevuto tiepida accoglienza, il discorso che feci come presidente della Lega, dopo che questa ebbe testimoniato la sua adesione alla nuova politica di cooperazione, fu accolto da una clamorosa ovazione. La Bibbia ci insegna che i giardini sono venuti prima dei giardinieri. Così non era a Paulsmoor, dove impiantai un orto che sarebbe diventato uno dei miei passatempi preferiti e un modo per evadere dal monolitico mondo di cemento nel quale eravamo rinchiusi. Dopo aver osservato per qualche settimana lo spazio vuoto sul terrazzo dell'edificio, che era inondato dal sole tutto il giorno, decisi di impiantare un orto e ne ebbi il permesso dal comandante del carcere. Richiesi che mi fossero forniti 16 barili vuoti dell'olio da 150 litri ciascuno, che tagliai a metà e riempii con terriccio fertile, ricavandone così 32 vasi di proporzioni gigantesche. Coltivavo cipolle, melanzane, cavolfiori, fagioli, spinaci, carote, cetrioli, broccoli, barbabietole, lattuga, pomodori, peperoni, fragole e altri ortaggi. Nel momento del suo massimo splendore, la mia azienda agricola contava quasi 900 piantine ed era molto più grande dell'orto che avevo a Robben Island. Una parte dei semi l'acquistavo e altri, per esempio quelli dei broccoli e delle carote, mi venivano forniti dal comandante Marrow, che apprezzava particolarmente i miei ortaggi. Anche i guardiani mi davano i semi delle verdure che preferivano, insieme con ottimo letame che usavo come fertilizzante. Al mattino mi mettevo un cappello di paglia, un paio di guanti robusti e andavo a lavorare nell'orto per un paio d'ore. La domenica portavo le verdure in cucina perché le usassero per preparare un pasto speciale per gli altri detenuti. Ne davo molti anche ai guardiani, che portavano apposta delle borse per riempirle di verdura. Alcune settimane prima avevo preso la patente di guida. A quei tempi era abbastanza insolito che un africano avesse la patente, perché pochissimi neri possedevano un'automobile. Il giorno stabilito mi feci prestare una macchina per sostenere l'esame. Sentendomi sicuro della mia bravura, volli arrivare sul posto guidando personalmente. E siccome era tardi, andavo più veloce di quanto avrei dovuto e svoltando in una strada che incrociava la via principale, omisi di guardare da entrambi i lati e andrei a scontrarmi con un'auto che sopravveniva dalla direzione opposta. Il danno fu minimo, ma il fatto di dovermi fermare mi avrebbe sicuramente fatto arrivare in ritardo. Il conducente dell'altra macchina era una persona ragionevole, ci mettemmo semplicemente d'accordo che ognuno avrebbe pagato le sue spese. Arrivato a destinazione, vidi davanti a me una ragazza bianca che stava sostenendo l'esame. Mi parve che guidasse bene, con prudenza. «Grazie, parcheggi lì, per favore», le disse l'ispettore al termine della prova, indicando uno spazio poco lontano. Ma dirigendosi al parcheggio, la donna prese una curva troppo stretta e salì sul marciapiede con una delle ruote posteriori. Anche se nel complesso l'esame era andato bene, l'ispettore si affrettò a farla scendere dicendo «Mi spiace, signora, lei è bocciata». Prendo un appuntamento per un'altra volta. In un attimo la mia sicurezza svanì. Se questo tipo fa di tutto per far sbagliare una donna bianca, che speranze posso avere io, mi dicevo. Ma durante l'esame feci tutto correttamente. E quando l'ispettore mi disse di parcheggiare, mi mossi così cautamente che pensavo mi avrebbe penalizzato per la guida troppo lenta. Quando fui legalmente abilitato alla guida, tutti cominciarono a usarmi come servizio taxi. Non potevo rifiutarmi di dare un passaggio ad amici e compagni, e fu per questo che venne incaricato di recapitare una lettera al dottor Morocca. Non che la cosa mi pesasse, anzi trovavo sempre divertente guidare e nel frattempo guardare il paesaggio. Mi pareva che le migliori idee mi venissero mentre guidavo nella campagna, con il vento che entrava dal finestrino. Per andare a Tabanchu si doveva passare per Kronstadt, una città conservatrice dell'Orange a quasi 200 km da Johannesburg. Mi stavo inerpicando lungo il fianco di una collina quando vidi davanti a me due ragazzi bianchi in bicicletta. Non essendo ancora molto esperto, stavo un po' troppo vicino. A un tratto uno di questi svoltò senza segnalare
e non feci a tempo ad evitarla. Il ragazzo fu scaraventato a terra e quando scesi per soccorrerlo si stava lamentando per la botta. Aveva allungato le braccia verso di me perché lo aiutassi a rialzarsi, ma quando stavo per farlo un camionista bianco mi gridò di non toccare il ragazzo. Questi si spaventò e abbassò le braccia come non volesse più essere toccato. Comunque le sue ferite lievi erano lievi e il camionista lo portò alla vicina stazione di polizia. Poco dopo arrivarono i poliziotti locali e il sergente bianco, dopo avermi dato un'occhiata, mi disse: «Kafir, il sakak fantak», cioè «Kafir, oggi cagherai». Ero scosso per l'incidente, per la violenza delle sue parole, ma gli risposi a chiare lettere che io cagavo quando mi pareva e non quando un poliziotto mi diceva di farlo. A quel punto il sergente tirò fuori il taccuino e prese nota delle mie generalità. I poliziotti afrikaans si sorprendevano quando un nero parlava l'inglese, figuriamoci quando rispondeva. Il giorno della mia liberazione mi svegliai alle 4:30 del mattino, dopo poche ore di sonno. L'11 febbraio era una giornata limpida di fine estate a Città del Capo. Dopo aver rapidamente eseguito alcuni dei miei soliti esercizi ginnici, mi lavai e feci colazione. Poi telefonai ad alcuni amici dell'ANC e dell'UDF a Città del Capo perché venissero ad aiutarmi nei preparativi e a dare gli ultimi ritocchi al discorso. Il medico del carcere venne da me per una breve visita di controllo. Non ebbi il tempo di indugiare sul pensiero che tra poco sarei stato libero, tante erano le cose da fare. Accade spesso nella vita di non riuscire ad assaporare l'importanza di un particolare momento perché si è distolti dall'affastellarsi di tanti piccoli dettagli. Il tempo era pochissimo e i problemi da risolvere erano molti. Alcuni compagni del comitato di accoglienza, tra cui Cyril Ramaphosa e Trevor Manuel, erano venuti da me di buon'ora. In un primo momento avevo pensato di ringraziare innanzitutto gli abitanti di Parla che mi avevano trattato con molta gentilezza per tutto il periodo di detenzione, ma i membri del comitato bocciarono categoricamente l'idea, sostenendo che sarebbe suonato strano se nella grande piazza di Città del Capo avessi rivolto le mie prime parole ai facoltosi bianchi del sobborgo di Pal anziché alla popolazione cittadina. Una delle questioni da risolvere riguardava il posto in cui avrei trascorso la mia prima notte di libertà. Io avrei preferito essere ospitato ai Cape Flats, le popolose township nere e meticce di Città del Capo, per esprimere la mia solidarietà a quella gente, ma i miei compagni e anche mia moglie sostennero che per motivi di sicurezza avrei fatto meglio a sistemarmi in casa dell'arcivescovo Tutu, nell'elegante quartiere bianco di Bishop Court. Non era una zona in cui mi sarebbe stato consentito di abitare prima del carcere e pensavo che trascorrendovi la prima notte di libertà avrei inviato un segnale negativo, ma i compagni del comitato mi spiegarono che Bishop Court era diventato un quartiere multirazziale durante la conduzione del vescovo Tutu, anzi era il simbolo di un'aperta e generosa collaborazione tra le razze. La direzione del carcere mi fornì gli imballaggi per il trasloco. Avevo posseduto poche cose nei primi vent'anni di carcere, ma negli ultimi, per compensare il periodo precedente, ne avevo accumulate abbastanza, in particolar modo libri e giornali. In tutto riempii almeno una dozzina di casse. Saluto Mandela leggendo qualche frase del suo libro. Mi misi in viaggio a tarda notte e la mattina stavo attraversando il distretto di Accecchio quando la macchina si fermò. Era finito il carburante. Bussai a una casa colonica e spiegai in inglese a un'anziana signora bianca che volevo comprare la benzina. Richiudendo la porta, la signora mi disse: «Non ne ho di benzina per te». Scarpinai 3 chilometri fino alla fattoria più vicina
e istruito dal precedente insuccesso, trovai una tattica diversa. Chiesi di vedere il fattore e quando venne assunse un atteggiamento diverso. Il mio bus è rimasto senza benzina, dissi. Bus, il vocabolo africano, per padrone o signore, è simbolo di sottomissione. Il fattore, uomo servizievole e cordiale, era parente del primo ministro Simon. Credo tuttavia che mi avrebbe dato ugualmente la benzina se anche gli avessi detto la verità e non avessi usato l'odiata parola Baas.